Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Da Sassari a Milano, Alfredo Cospito, condannato al 41 bis per strage politica, è stato trasferito nel carcere di Opera. Le sue condizioni dopo 103 giorni di sciopero della fame si sono aggravate. Ma chi è l'anarchico che per primo sta scontando il carcere duro? Alfredo Cospito nasce a Pescara nel 1967, è il primo di tre figli, sua sorella Claudia con un passato anarchico e un fratello con cui Alfredo non ha più contatti. Torinese d'adozione, residente nel quartiere di San Salvario, Cospito nei primi anni 2000 diventa redattore del foglio anarchico rivoluzionario KN03. Proprio dal nome della rivista fonda un gruppo con la compagna Anna Beniamino, oggi detenuta al carcere di Rebibbia. Dagli investigatori è considerato uno dei leader della FAI, la Federazione Anarchica Informale, ritenuta un'associazione a delinquere con finalità di terrorismo. Nel 2012 viene arrestato per la gambizzazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. L'attentato viene rivendicato dal nucleo Olga della FAI con una lettera inviata al Corriere della Sera. Mentre era in carcere, Cospito è stato accusato anche dell'attentato del 2006 contro la squadra carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. Due ordigni a bassa intensità erano stati piazzati all'interno di due cassonetti all'ingresso dello stabile, senza però causare né morti né feriti. Secondo la ricostruzione giudiziaria, il primo ordigno doveva servire ad attirare sul posto le forze dell'ordine, il secondo esplodere subito dopo. Per quell'atto è stato condannato dalla Corte d'Appello a 20 anni di reclusione con l'accusa di strage, ma la Cassazione ha ritenuto che non si trattasse di strage semplice, bensì contro la sicurezza dello Stato, un reato che prevede la pena dell'ergastolo ostativo, che non permette di godere, cioè, di alcun beneficio. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, ora la palla passa alla Consulta. Ma dal 4 maggio 2022 Cospito è sottoposto al regime di carcere duro con esclusione di ogni possibilità di corrispondenza. Due ore d'aria e un'ora al giorno di socialità in una saletta assieme a tre detenuti. Il cambio di regime è stato motivato con la pubblicazione di scritti su riviste d'area, facendo riemergere l'esistenza di un'organizzazione e la rinascita della Federazione Anarchica Informale.